formazione didattica, giunto alla seconda edizione rivolto agli insegnanti ed educatori delle scuole della comunità nazionale italiana in Slovenia e quella slovena in Italia. Ospitato dalla Media Pietro Coppo di Isola, il corso di aggiornamento organizzato dalla Cancostiera e finanziato dal Ministero dell'Istruzione di Lubiana e realizzato dal Centro Studi Impara Digitale, ente accreditato per la formazione dal Ministero dell'Istruzione italiano. L'obiettivo principe di questa seconda edizione del seminario è l'innalzamento della qualità del sistema scolastico della comunità nazionale italiana in Slovenia e di quella slovena in Italia. I laboratori puntano principalmente ad aumentare le abilità degli insegnanti ed educatori per il tramite delle nuove e moderne applicazioni. La prima edizione tenutasi 3 anni fa è stata molto apprezzata ed ha portato ottimi frutti. Noi abbiamo voluto in qualche modo riproporre questo progetto, riproporlo perché crediamo che la scuola deve evolversi. I ragazzi sono diversi, usano nuove tecnologie che soltanto 10 anni fa o 5 anni fa non si usavano molto meno, e quindi anche le ore di lezione devono essere diverse. Quindi noi puntiamo su questo, noi puntiamo sulla qualità innanzitutto, puntiamo sulle nuove tecnologie e su una scuola italiana moderna sul territorio. Variegati sono i contenuti, ma sempre e comunque incentrati sul digitale, favorendo l'interdisciplinarietà. 3 giorni intensi di lavoro che vede gli insegnanti divisi in 2 gruppi, elementari e medie, mentre gli educatori operano separatamente. Non possiamo ignorare la tecnologia all'interno della scuola, questo implica un cambiamento didattico, un cambiamento di approccio nel fare proprio la lezione giornaliera, metodologie didattiche nuove, spazi, ambienti diversi, proprio per rendere i ragazzi protagonisti del loro percorso di apprendimento utilizzando quelle tecnologie che loro altrimenti utilizzerebbero solo per distrarsi. Invece la tecnologia deve servire per apprendere meglio e diventare cittadini digitali consapevoli anche una volta usciti dalle classi, ma nella vita di tutti i giorni. Il seminario si concluderà sabato con la presentazione e l'analisi degli elaborati.